in quale circostanza hai capito che il tuo cognome era considerato un marchio, cioè un qualcosa che tu ti saresti portata negli anni? Ma diciamo che io l'ho sempre, vabbè, da piccolina no, però ho iniziato già ad avere problemi, più che altro mia mamma, già alla scuola, addirittura alla scuola materna, dove tutti sapevano che sarebbe arrivata una della Garen, e quindi lei aveva già avuto problemi perché tutti ci guardavano in un certo modo. Poi io sinceramente a scuola non ho mai, con i miei coetanei non ho mai riscontrato problemi, l'ho riscontrato al di fuori della scuola, però comunque penso, gli ultimi anni sono quelli più, sono diciamo da quando ho iniziato a voler entrare nel mondo del lavoro, che ho iniziato ad avere i miei problemi. Fino a prima sapevo che esistevano le persone che comunque non vedevano bene il mio cognome, però finché non mi dicevano qualcosa di particolare, comunque non mi andavano contro, per me non è mai stato un problema. In quegli episodi o atteggiamenti nello specifico ti hanno fatto sentire discriminato? Quando hai compreso che ecco, qua io mi sento diversa, io mi sento un'altra persona rispetto al gregge? L'ho sentito quando vedevo nelle persone la smorfia nel sentire che cognome portavo. E non mi sono mai sentita più piccola, nel senso, non mi sono mai sentita... C'è sempre stato comunque da parte tua nel senso sentirsi che, alla pari. Sì, perché comunque io penso, sono alla pari di tutti, nel senso che non è perché porto... Io poi ripeto sempre che io sono Brisindò Antonia della Gama, non sono la famiglia della Gama, nel senso io sono io, lui è lui e ognuno... Ognuno è se stesso, nel senso che mi sono sentita sminuita, ma non perché me lo sento io, nel senso, per gli altri con la smorfia, quando sapevano di che cognome portavo, subito che mi guardavano in un certo modo. Quindi dall'atteggiamento che gli altri appena sentono il mio cognome. Ok, ma c'è stato un episodio proprio nello specifico che... ti ha fatta sentire un po' con l'amaro in bocca, ecco. Ma ci sono sempre gli episodi. Uno in particolare in questo momento sì, anche tu, nel senso, se ti senti di intervenire, intervieni pure. Sì. Vabbè, l'ultima, tra virgolette, esperienza lavorativa che ho sempre appena... Io, come ha detto lei, comunque io non sono ancora entrato nel mondo del lavoro, quindi però vedendo lei so che comunque farò fatica anch'io, perché comunque anch'io per ora a scuola, amici, non ho mai avuto problemi, so che comunque c'è... Ma a livello di professori, voglio intendere, cioè non solo... Ma ho avuto tanti professori che non mi hanno mai calcolata più tanto in classe. Esatto. Questo non so se era portato per il mio cognome, sapendo comunque tutto chi ero. Alcuni professori non mi guardavano molto, però onestamente non so dirti se era per... una freddezza relativa al magari perché non gli piacevo, nel senso, o se era per il mio cognome. Com'è possibile che le vostre origini, le tue origini, ti influenzino in una maniera tale la tua vita? Cioè, secondo te, qual è, che cosa scatta nella mente delle persone? Perché, secondo me, se... Perché, allora, vediamola così. In precedenza, secondo me, un della Garen ha fatto cose che dagli altri sono visti male, allora tutti della Garen sono così. Nel senso, tutti sono visti per un della Garen. Tu senti però qualcosa di male? Nel senso, è come se, cioè... Un della Garen fa una cosa, non so, va dentro, cosa, allora anch'io dovrò andare dentro, mi vedo. Se ha sbagliato un mio familiare, molto probabilmente tutti pensano che... Faccio un esempio, io tipo quando guidavo la macchina mi sono fermati i carabinieri, mi hanno preso patente e libretto, sono arrivati, mi hanno chiesto strano che non hai precedenti. È successo anche a me. Solo a perché, noi ci fanno solo perché hanno letto Gabriel della Garen, mi fa strano che non hai precedenti, ma non vuol dire che se i miei parenti hanno precedenti io devo avere. Quindi nella mente delle persone scatta se un, per dire, un tuo zio, un tuo padre, tuo nonno, eccetera, ha commesso qualcosa, di conseguenza tutta la stirpe. Sì, poi noi siamo anche una famiglia comunque conosciuta nel pinerolese, molto conosciuta, perché siamo anche in tanti. Quindi, tra virgolette,
anche gli anziani che ci sono a Pinerolo e dintorni comunque li conoscono. Poi non è che tutti ce l'hanno con noi, perché comunque, no, tipo mio padre ti conosce praticamente tutta Pinerolo. Beh, alla fine, se sei conosciuto, sia in bene sì, che in ecco. Male. Però purtroppo, ma lo vedo anche con i miei cugini, che comunque facciamo, siamo una generazione dove, tra virgolette, secondo me siamo una generazione che sta crescendo in modo diverso dalla generazione di prima della nostra famiglia. E noi cerchiamo, cioè noi siamo nati, io parlo per me, lui, siamo nati in una casa, mio padre lavora, mia madre lavora, ci hanno portato a scuola, una vita regolare, normalissima, non abbiamo, anzi, ci hanno sempre detto di come comportarci, di come fare. Ancora di più, perché ancora se di noi più. Sbagliamo minimamente rimane la greca. Perché mio padre mi ha sempre detto, guai se tu, se mi arrivano i carabinieri a casa o che mi chiami che hai fatto qualcosa, mi ha sempre detto guai, cioè assolutamente no. Ma infatti tipo io adesso era un periodo che avevo voglia di cambiare cognome. Non è che avevo voglia, avevo il pensiero. Mio padre quando io sono nata, quando mia mamma era incinta, che mia mamma mi ha avuto, mio padre aveva chiesto a mia mamma di dargli il cognome di mia mamma, che è Rodin. E mia madre gli aveva detto assolutamente no. Adesso, a distanza di anni, mia mamma un po' si è pentita, perché si è più resa conto della realtà che ci circonda. E mio padre proprio ultimamente me l'ha di nuovo ribadito, se vuoi cambiare cognome, cambialo, ma io non lo voglio cambiare, perché io sono nata a Brigida Antonia della Gare e voglio... Quindi è una cosa, diciamo, partita dai vostri genitori a fronte delle difficoltà che avete vissuto e che vi si prospetta. Ma più che altro le difficoltà che ha avuto mio padre, nel senso lui sapeva, di poi... perché comunque lui tuttora, che comunque ha un lavoro eccetera, è ancora... non è ben visto da tante persone, anche se appena, perché anche se non ti conoscono, appena sentono il tuo nome lì, subito, cioè, sembra che uno, hanno paura che cosa posso fare. Sì, voglia rimanere con sì. Una debita distanza. Sì, ma più che altro le persone adulte, qua non si parla di ragazzi della mia età, eccetera, io ho problema con, anche perché io ultimamente ho mandato veramente una quantità assurda di curriculum, che voglio dire, va bene che non c'è lavoro in Italia, va bene che siamo in crisi, tutto quello che vuoi, ma mi sembra un po' impossibile che se io mando 300 curriculum neanche una persona mi fa fare una prova. Quindi tu pensi che questo fattore, che tu non riesci a trovare un'occupazione, non riesci ad ottenere un contratto, è una cosa legata al fatto che obiettivamente in Italia... Sì, quello sicuramente. Oppure il fatto che, sapendo il tuo cognome, la gente cerca di... Io penso che sapendo il mio cognome la gente cerca di... perché ha paura, magari a mettermi in un posto dove magari ho delle responsabilità, come sia anche maneggiare i soldi, queste cose qua. E hanno paura perché non mi danno neanche la possibilità di farmi conoscere. La prova ti ha fatto vicinare alla cassa? Nell'ultimo lavoro alla prova non potevo neanche stare, per carità, io non tocco niente, nel senso che io non mi permetto, una cosa però, voglio dirti questo, come te lo dimentico, una cosa brutta che mi fa stare male a me, che tante volte dico ma sono un po' stupida, però mi viene, ti faccio un esempio proprio banale, l'altra sera ero seduta vicino a una signora, non mi ricordo perché dovevo spostargli la borsa, no? E lei era lontana. Io non gli ho mai in ambito lavorativo? No, eravamo proprio qua, c'era musica, proprio... c'era una sola, non mi ricordo perché dovevo spostargli la borsa. Mm-hmm. Io non ho preso la borsa e ho spostato la sedia. Perché? Perché io mi sento sempre lì che dico, se poi succede qualcosa mi danno la colpa a me. Io senti additata, sì, e come ti sei permessa. Ecco, infatti io ogni volta che magari, anche solo per dire, se tu mi dici, mi prendi, non so, l'accendino in borsa, io ti dico prendilo tu. O passi direttamente. O ti passo la borsa. È proprio una cosa che, tra virgolette, mi faccio mille problemi io, perché so come la gente, allora io ho detto che non voglio avere nessun tipo di problema, faccio queste cose che mi fanno star male, perché comunque voglio dire, perché tu
perché io devo farmi problemi per una borsa, prenderla e spostarla, e devo cambiare la sede, che poi penso che la gente inizia a pensare che è successo qualcosa. Tipo anche quando andavo a casa di miei amici, così, no? È una cavolata. Quando vado in bagno cerco di far tutto veloce, perché io penso poi se loro... Se io devo stare... Pensano che poi io magari fugo, ecco, da qualche parte... E poi non lo pensano, e per carità, cioè nel senso, i miei amici, se mi fanno entrare in casa loro, per carità, non mi hanno mai... Diciamo che è un meccanismo di difesa. Però è una cosa... Ecco, è una cosa mia, perché... Non lo so, perché poi non voglio che la gente pensa male, perché comunque io ho la fedina penale pulitissima, non ho mai fatto niente, però questa cosa lo faccio nonostante che sono a posto, però non per rispetto per gli altri, è proprio una cosa mia. Non mi hanno mai detto come comportarmi, mi hanno fatto crescere in una famiglia dove il rispetto per gli altri, l'educazione, la classica famiglia, nel senso che niente di... Non è che mi dicevano non fare quello perché poi... È stata proprio... Sono io cresciuta con questo senso di dover sempre cercare di non... comportarmi proprio in modo... A volte anche esagerato, perché io se voglio stare 40, cioè un quarto d'ora in bagno a casa del mio amico, per dire, perché magari devo stare in bagno un quarto d'ora, perché devo fare tutto in 5 minuti? L'ultimo lavoro addirittura non c'era il bancone, la cassa... Non potevo neanche stare proprio di passaggio, infatti stavo sempre lontano per... Tipo porto curriculum e non mi chiamano. Porti curriculum, ti dicono, ah, poi le faremo sapere, ma la classica frase. Ecco, sì. Ma poi vedo proprio l'effetto appena vedono il mio cognome. Cioè proprio lo vedo, cambiano proprio atteggiamento, cioè vedo proprio che se prima avevo qualche speranza, appena gli porto il curriculum, boh. Questo problema è legato al fatto che in Italia non c'è lavoro e non al fatto che mi discriminano, che sono io, allora, mi considerano loro quella sbagliata. Partiamo dal fatto che non ho mai avuto un lavoro a lunga durata, nel senso che purtroppo per me non ho ancora trovato, però in tante occasioni, o comunque in alcune occasioni, l'ho riscontrato sempre negli atteggiamenti che avevano, o semplicemente con il fatto che appena vedevano il mio cognome, boh, avevano già chiuso la porta a me. Poi comunque è vero che c'è la crisi e tutto, ma veramente non mandati un'infinità di curriculum e neanche una prova, per farti capire, cioè neanche una chiamata. Come puoi dimostrare che è relativo al fatto che ti chiami dell'Agare, che non ti abbiano chiamato? Perché vedo che è una realtà che succede sia con me, sia con mio fratello, sia con i miei cugini della mia stessa età, e poi lo vedo con mio padre, perché tuttora che ha 58 anni, per la gente è sempre un della gara. Quindi... Ma i tuoi parenti, i tuoi cugini, ecco, vivono anche loro in una situazione stabile, casa? Sì, sì, alcuni sì, alcuni no. Ah. C'è una differenza tra... Cioè nel senso, sono più restie le altre persone ad approcciarsi alle persone che vivono in una casa normale come la Ma nostra? Ma diciamo che noi che siamo cresciuti, chi è cresciuto in una casa, si rende un po' più conto della realtà che c'è attorno. Uh-huh. Invece chi continua a vivere dove ci sono tutti i miei parenti, tra virgolette è un po' come se loro si facessero forza uno con l'altro, invece noi ci siamo staccati e quindi viviamo la nostra realtà singolarmente e facciamo più fatica. Poi comunque, avendo anche mia mamma che non è sinta, eccetera, siamo proprio cresciuti in una maniera, cioè, non so spiegarlo. Ma devo alcune... Di tutto. Sì, ma alcune cose... Cioè, voglio dire una cosa, ma non voglio poi che... Dilla. Poi taglio. Chi è nato e cresciuto al campo di Pinerolo vive in una realtà diversa, nel senso... Io sono cresciuta in realtà dei miei genitori che mi hanno fatto fare la materna, le elementari, le medie, volevano tutti i costi che tutti e due riuscissimo ad avere soddisfazione nella nostra vita. Io faccio canto lirico, studio canto lirico da 10 anni e mia mamma e mio papà stanno spendendo soldi e credono in questo, nel senso credono nei nostri sogni. Lui comunque ha sempre fatto calcio
purtroppo, tra virgolette, quelli che sono che vivono ancora nella realtà dove è cresciuto mio padre, eccetera, si vive lì, si vive per mangiare, per non so come, per la sopravvivenza. Noi si accontentano, ecco. Invece noi che siamo cresciuti all'infuori, io non mi accontento, cioè io voglio fare delle cose nella mia vita e voglio portare il mio cognome con me fino alla fine. È questo che e voglio, ma poi lo voglio fare soprattutto anche non solo per me, ma per mio papà. Perché perché lui non voleva assolutamente farci crescere al campo di Pinerolo, assolutamente. Ma a parte quello, perché se io, per dire, riuscissi a fare successo col canto lirico, e adesso diciamo, alla prima La Scala, mi presento come presidente della Garen, cioè sarebbe una cosa, perché vuol dire che ce l'ho fatta con il mio cognome. E lui, ma non solo nel canto, è anche se... Ecco, io è per questo che non voglio cambiare cognome, perché anche se è una cosa piccola, anche se un giorno apro un negozio di alimentari, proprio la cosa più banale, però lo voglio aprire col mio cognome, non voglio cambiare. Sì, perché se io mi metto Rodin, che è il cognome di mia mamma, io comunque nel sangue, cioè io sono figlia di mio padre anche, voglio dire, se si usa a portare il cognome del padre, io voglio portare il cognome di mio papà. Vai ogni tanto al campo? Sì, ma semplicemente non perché non vado, perché non ho rapporti che... Ma con i tuoi cugini, con i tuoi zii, con le tue zie vi seguite, vi trovate? Però più con quelli... Con i... Però ci vediamo fuori, proprio con i cugini della nostra età. E perché non vai al campo? Ma io al campo vado, ma con mio padre, magari quando vado a portare qualche mio cugino, qualche mio zio, però ti, non è... Ti disturba questo, entrare nel campo? No. Ti fa... Quindi potresti andare anche più spesso volendo. Sì, sì, io mi sento, sì. No? Cioè, sono i miei parenti, sono sangue del mio sangue, quindi non mi faccio nessun problema entrare lì. Quello che vi pesa molto è comunque questo cognome della Garen, lo vorresti un po' sdoganare, sì. Far capire che non, il cognome non vuol dire tutto, il cognome è legato al soggetto, come sì. Per ogni persona. Sì, sì. Poi secondo me le cose che fanno della Garen potrebbe farlo anche un Bianco o un Rossi, per farti capire. Quindi questa presenza di questo cognome, da quanto ci fa intendere, vi ha pesato moltissimo, in particolare a te, Brisindò. Sì. E vuoi far capire che in realtà... Voglio far capire che io sono una persona a posto, nel senso non ho niente da nascondere, non sono una che ha voglia di lavorare, ho voglia di lavorare, ho voglia di fare, o sono una persona che mi dovrebbero conoscere per capire che sono una ragazza di 23 anni che ha una vita normalissima. Anche, anche il tuo nome è un nome particolare, ci spieghi cosa vuol dire? Vuol dire pioggia in sinto, in dialetto sinto. E perché ti hanno dato questo nome? Perché mia mamma e mio papà, quando stavano insieme, erano fidanzati, quando erano in macchina, che una sera pioveva, mio papà gli fa, mia mamma, che scendeva la Brisindò. E mia mamma gli ha detto, allora quando avremo una figlia, se avremo una figlia, la chiameremo Brisindò. Io non me ne vergogno, però rimane sempre un peso quando mi chiedono il mio cognome. È brutto, perché io non posso, come tu dici il tuo nome e cognome, perché io quando devo dire il mio nome e cognome devo avere già un senso d'ansia, perché tanto poi non mi calcoli più, non mi fai lavorare, non, ho sempre degli intoppi, sono sempre, anche solo uno sguardo negativo, cioè la mia giornata in quel senso, se mi guardi in modo negativo per il mio cognome mi si rovina, nel senso che è proprio brutto, perché comunque ho bisogno di lavorare anch'io. Quindi volevi cambiare il cognome per essere sicuro di poter avere un lavoro, sì, è così? Sì, poi penso che anche da padre dover dire cambia cognome se vuoi, cioè non penso sia facile, però è sempre stato un discorso un po' non tabù, però che tocca molto mio papà, e poi vedo tanto anche i sacrifici che fa, come che vita ha avuto. Comunque mio padre all'età di 20 anni si è voluto levare da quel mondo lì, ha iniziato ad andare a vivere da solo, a lavorare, e ha avuto me e lui, ci ha fatto crescere in una... lui non voleva farci fare la sua vita, perché comunque c'è da dire che i tempi di mio padre, la nostra famiglia era molto povera, nel senso che mio padre ha, come si può dire,
non ha avuto, mio padre ha avuto una vita brutta, non posso dire che mio padre abbia avuto una vita bella. Poi da piccolo non aveva il papà, c'era solo sua mamma, erano 9 figli. Non avevano da mangiare, è vero, andava a rubare le galline, andava a prendere la legna dove trovava per portarla. E ha avuto una vita veramente, cioè, in confronto noi abbiamo il mondo, e mio padre, cioè, per dire, oggi è il mio compleanno, mi ha regalato 50 euro, mi ha detto non posso fare di più. Queste cose, lui non sa cosa vuol dire festeggiare un Natale, tutte queste cose le ha fatte da quando ha avuto me e lui, non sapeva cos'era Natale, non sapeva cos'era una carezza, non ha mai saputo. Ti hanno mai chiamata zingara? Sì. E cosa rispondevi? Mi hanno chiamata zingara quando ero un po' più piccola, quando magari mi volevano offendere, mi dicevano zingare. Da piccola avevo un carattere molto... non reagivo. Adesso si sente solo la parola... Allora, spieghiamo. Io e lui abbiamo un rapporto, per dire, con i nostri amici, che per dire, noi abbiamo amici anche meridionali, così, no? E allora tante volte, terrone, e l'altro zingara, e così noi ridiamo, scherziamo. Noi. Quando però... lo dicono per offendere. Per offendere. Ma è come anche se. Però se ti senti dire zingaro di merda, cosa devi fare? Se stai zitto, tanto non serve a niente. Allora, il nomade. Allora, diciamo che zingaro è la parola per discriminare, perché poi a noi dà tantissimo fastidio quando. Perché con la parola zingaro raccogliamo tante etnie, sì. Ci sono gli slavi, ci sono i rom, ci sono. Noi siamo. Partiamo dal presupposto che siamo italianissimi. Nel senso che siamo piemontesi doc, perché la nostra famiglia è una vita che è generazioni e generazioni che siamo qua, e noi siamo proprio i sinti piemontesi, nel senso che non ci sono neanche sinti milanesi, sinti veronesi, siamo i sinti piemontesi, le nostre vecchie generazioni facevano la vita da nomadi, nel senso che si spostavano di qua e di là, poi ci siamo sistemati. Si parla forse anche dei fino all'Ottocento, primi dei Novecento, quindi è una. Poi ci siamo fermati a Pinerolo, e poi io voglio dire, per carità, noi non stiamo dicendo che non abbiamo pecore nere nella famiglia, ma io penso che tutti abbiamo delle pecore nere. Però se c'è una famiglia rossi che ha la pecora nera, io penso che non è che tutti poi i rossi sono pecore nere, invece noi se abbiamo una pecora nera siamo tutti un gregge di pecore nere. Vorrei dire una cosa, che quando vai a cercare lavoro ti presenti con della carena, hanno paura che rubi soldi e tutto, loro non ti danno lavoro, però magari ci sono anche della carena che hanno 30 anni, hanno 2 figli e tutto, e però si lamentano se vanno a fare le pecore nere, però se non gli dai lavoro come fanno a portare del pane a casa per i figli? Certo. Ma se io non ho sbagliato, anche quando fermano i carabinieri, ogni volta devo stare lì mezz'ora e tutte le volte guardano e fanno le battute. Ma perché io devo avere l'ansia di quando mi fermano i carabinieri, perché so già che staranno lì mezz'ora a guardare i miei documenti, a farmi battute che sono pulita, eccetera. Cioè, perché devo vivere male le cose semplici della vita, voglio dire trovare un lavoro, avere una vita sociale normale come tutti. Io non dico che siamo tutti perfetti, perché non lo siamo, ma dico che bisogna conoscere le persone prima di giudicarle. Io sono una persona molto limpida, se sbaglio chiedo scusa, ma se non sbaglio non voglio sentirmi discriminata per qualcosa che non faccio.